l'inizio di una grande benedizione nella tua vita. Sei arrivato fino a questo punto perché questo è il punto dove tu puoi dire una sola cosa a te stesso: senza il Signore non posso fare nulla. È qui che inizia l'opera di Dio nella tua vita, proprio nel momento in cui ti conto che non ci sono più risorse mentali, non ci sono più risorse a cui aggrapparsi. Anche le persone alle quali ti eri legato, con le quali hai mangiato, con le quali sei stato, ti hanno abbandonato. È il caso proprio di Giuseppe, che viene abbandonato da un, brutto dire, un coinquilino della prigione. Dipendiamo da quello che ci dicono gli uomini o dipendiamo da quello che Dio ha deciso di fare nella nostra vita? Giuseppe è un ragazzo che ci insegna a 17 anni a non dipendere dalla FIFA, a non dipendere dalla PlayStation, a non dipendere da McDonald's, a non dipendere dalle pazzie adolescenziali di oggi. Ci insegna a dipendere da Dio, perché quando Dio inizia un'opera meravigliosa vale la pena andare fino in fondo e vedere la gloria di Dio. E la gloria di Dio passa per strade tortuose, difficili. Guai se non fosse così, saremmo tutti dei servitori del Signore viziati, saremmo tutti dei servitori del Signore che dipendono da figure umane quanto noi, saremmo tutti fratelli e sorelle che hanno bisogno di essere incoraggiati, toccati, sostenuti, spinti continuamente dagli altri che sono al pari di noi. E allora il Signore ci fa passare per dei sentieri difficili, a volte terribili, angusti, solitari, a volte incomprensibili, o in certe strade a volte ti sembra di impazzire. Dice: non è possibile che qui c'è la volontà di Dio, non è possibile, non mi riconosco, non riconosco il Signore che mi porta in questa strada. Giuseppe viene venduto dai suoi fratelli, i fratelli, non i cugini. Non è stato venduto dagli amici, non è stato venduto, è stato venduto dai fratelli. Voi capite cosa vuol dire la parola fratello? Lo ha venduto, non lo riconoscono più. Basta, non portare più il nostro cognome, cioè figlio di Giacobbe, ora sei schiavo. E i fratelli sapevano che venduto in mano agli ismaeliti, probabilmente il loro fratello non l'avrebbero visto più, perché una volta che in Egitto si diventava schiavi, si poteva solo morire da schiavi. Giuseppe ha smesso di essere schiavo perché è intervenuto Dio con la sua potenza nella sua vita. Quello che gli uomini hanno decretato su di te, Dio è grato di capovolgerlo per la sua gloria. Ma non è lui.